Intanto io vado subito come prima cosa a ringraziare Enzo che ci ha scritto sulla nostra pagina di Facebook, lo ha fatto mandandoci un messaggio. Io ricordo ai nostri radioascoltatori che possono sempre mettersi in contatto con noi, così come ha fatto Enzo, scrivendo sulle nostre pagine di Facebook, quella privata, quella relativa a Radio Yes Roma, oppure quella relativa a Roma Anch'io, che è la nostra trasmissione, oppure mandando un sms al 342-41-51-406, oppure chiamando lo 06-6579-6348, ancora lo 06-6579-5328. Questi sono i numeri per potersi mettere in contatto con noi. Noi continuiamo a parlare della novità relativa alle tariffe dei taxi. Insomma, abbiamo ascoltato il presidente di Unica Taxi CGIL di Giacobbe parlare di quale sia la sua posizione nettamente contraria a queste novità. Abbiamo sentito anche l'onorevole Fabrizio Panecaldo, vice capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, spiegarci a suo avviso le posizioni e diciamo anche i danni, tra virgolette, che potrebbe fare una modifica in questo senso. Ma in realtà, in sostanza, che cos'è che è stato modificato oltre a questo tetto massimo che è stato messo per il trasporto di passeggeri dall'interno del grande raccordo anulare all'aeroporto di Roma Fiumicino, che non potrà essere superiore a 70 euro? E dall'altro canto le tariffe fisse che in effetti però già c'erano per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Insomma, noi di tutto questo ne parliamo con l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, l'onorevole Antonello Aurigemma. Assessore, buonasera. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Abbiamo ascoltato le istanze del sindacato Unica Taxi CGIL, tra l'altro in netto contrasto anche con quello che poi ha dichiarato il leader del 3570, Loreno Bittarelli, insomma molto soddisfatto per queste novità. Ma in sostanza, quali sono queste novità? Andiamo un po' a fare un'informazione chiara per i nostri radioascoltatori. Che cosa cambierà a partire da oggi? Guardi, né più né meno di quello che c'era precedentemente. Nella delibera del nuovo regolamento del trasporto pubblico non di linea sono state inserite, così come lo erano precedentemente, delle tariffe fisse che sono a tutela e garanzia degli utenti del trasporto pubblico, delle tariffe fisse da e per gli aeroporti. In particolar modo sono state concentrate le tratte più frequentate, cioè le tariffe fisse all'interno delle mura aureliane e quelle dalla stazione Termini, Tiburtina, Ostiense, che va ricordato sono delle nuove stazioni dove è stata spostata l'alta velocità, non solo delle ferrovie ma anche del nuovo gestore, quello della NTV, che consentiranno di portare con delle tratte fisse da e verso gli aeroporti sia di Fiumicino che di Ciampino. Ecco, poi per quanto riguarda invece il tetto massimo che è stato indicato nella quota di 70 euro per il trasporto di passeggeri dall'interno del grande raccordo anulare, esatto, fino all'aeroporto di Roma Fiumicino, questa innovazione in sostanza è stata contestata dicendo che a quel punto probabilmente conviene utilizzare il tassametro. Insomma, ma ci sono delle tratte all'interno del raccordo anulare che sono delle tratte molto lontane dagli aeroporti. Proprio per evitare che ci fossero speculazioni o strumentazioni è stato applicato un tetto massimo, però noi sappiamo che la tratta all'interno delle mura aureliane è 48 euro comprensive di bagagli. Così come le tratte per gli aeroporti partono dalle tratte di 30 euro per Ciampino alla tratta, quella che dicevamo prima, di 48 euro, quindi sono delle tratte che consentono la massima trasparenza per l'utenza, quindi anzi per la prima volta è stato unificato anche l'annoso problema del taxi di Fiumicino e del taxi di Roma. Oggi chi andava all'aeroporto di Fiumicino e doveva venire a Roma assisteva ad una sorta di roulette russe per vedere se il tassista che prendeva era di Roma e pagava l'importo di 48 euro o se era di Fiumicino e ne pagava 60. Quindi ci siamo sentiti con il sindaco di Fiumicino e abbiamo concordato di applicare una tariffa unica che fosse adeguata per tutti i tassisti, non solo quelli di Roma ma anche quello di Fiumicino, e questo penso sia una grande innovazione e soprattutto una grande possibilità di tutelare non solo gli utenti romani ma anche i tanti turisti che visitano la nostra città. Assessore, io le riporto le istanze insomma che sono state presentate nei collegamenti precedenti per anche dare modo insomma di spiegare e di rispondere in merito a quello che è cambiato, perché un'altra istanza che è stata presentata è stata il fatto che magari raggiungere Roma Ciampino, l'aeroporto di Roma Ciampino,
una persona che abita a 500 metri, insomma, per fare un esempio, dall'aeroporto, che decide di prendere un taxi, a quel punto dovrebbero applicare comunque la tariffa fissa? Assolutamente no, le tariffe fisse sono soltanto delle tariffe preordinate da alcuni luoghi della città, quindi c'è assolutamente una situazione del genere. Ma giusto per ricordare, questa è stata una proposta avanzata da tutte le categorie taxi, che per la prima volta hanno presentato un documento ufficiale, esclusa la CGIL, che ha portato un documento che è stato volto a garantire non solo la categoria, ma anche la categoria degli utenti, che ricordiamo per la prima volta questa amministrazione comunale l'ha inserita all'interno della commissione consultiva, che abbiamo ritenuto un po' troppo sproporzionata, almeno negli anni precedenti, soltanto nei confronti della categoria del settore, mentre invece è giusto, visto che si decidono delle tariffe non solo per la categoria taxi ma anche per i consumatori, allargare anche a chi rappresenta i consumatori, che ripeto sono una parte molto essenziale anche nel lavoro che svolgono i tanti tassisti. Questa proposta noi l'abbiamo valutata con dei tecnici dell'Agenzia della Mobilità, che hanno fatto dei controlli, e quindi da qui sono uscite delle tariffe fisse. E ripeto, giusto per evitare una scarsa informazione, quando siamo fortunati, quando siamo un po' più maligni, proprio un'informazione volta a dare notizie confuse, le tariffe fisse sono soltanto per corse dirette da e verso gli aeroporti, per le stazioni della città, che sono stazione Termini, stazione Tiburtina e Ostiense, e per le mura aureliane, quindi sono dei luoghi ben definiti, quindi non c'è il rischio di pagare un importo alto partendo da 500 metri, perché per tutto il resto ci sono gli importi adeguati dal tassametro. Quindi in questo contesto abbiamo ritenuta valida la proposta avanzata da tutte le categorie taxi, esclusa una soltanto, che ha formulato quella proposta, che è stata confortata dal lavoro dell'agenzia. Sono ben definite, sono tariffe che verranno stampate all'interno della vettura, pubblicizzate in maniera adeguata e in maniera consona. Per informare il turista che arriva a Roma, non sa. Infatti saranno fatte sia in italiano che in inglese, per consentire a tutti quanti di dare massima comunicazione e massima trasparenza. Assessore, un'ultima domanda, questa volta relativa sempre alla categoria, perché l'altro dato che ci raccontavano i precedenti ospiti è relativo al fatto che, a loro avviso, queste nuove tariffe andrebbero a favorire invece l'utilizzo del noleggio con conducente, che potrebbe fare un prezzo più basso rispetto alle tariffe fisse dei taxi. Giusto per dare un dato, siamo riusciti per la prima volta a debellare l'annoso problema degli NCC. Questa amministrazione ha, con la delibera del nuovo regolamento del trasporto pubblico non di linea, avanzato una delibera di giunta che ha consentito di passare dagli oltre 9.000 NCC autorizzati all'accesso della ZTR del Comune di Roma. Con la nuova delibera noi siamo passati ad appena 2.000, chiedendo una serie di documentazioni che vanno a garantire non solo chi lavora in questo settore, perché abbiamo chiesto l'iscrizione agli istituti previdenziali, quindi all'INPS, la Camera di Commercio, la documentazione dei test, degli alcol test, dei drug test, ma anche e soprattutto a tutela della clientela che utilizza questo settore. Quindi con questa documentazione siamo riusciti ad abbattere il fenomeno dell'abusivismo, passando da una lista di circa 9.000 NCC autorizzati all'accesso all'interno della città di Roma ad appena 2.000 NCC autorizzati, quindi ci sono 7.000 vetture in meno che transitano all'interno della zona traffico limitato di Roma. Penso questa sia l'unica risposta adeguata che può essere supportata da dati reali. Tutto il resto sono delle chiacchiere, delle illazioni che penso forse si commentano da sole, che non fanno bene alla categoria e soprattutto a coloro che pensano di rappresentare una categoria mettendo in giro delle notizie false e tendenziose. Possiamo dare anche un'ultima notizia, assessore, questa volta una notizia più che positiva, soprattutto per i nostri ascoltatori e per coloro che si trovano ad utilizzare la metropolitana, perché possiamo dare l'ufficialità che nei prossimi giorni aprirà la metropolitana B1. Sì, noi abbiamo ultimato tutte le procedure, domani c'è
L'ultima riunione della commissione USTIF, pensiamo che a giorni si possa procedere all'apertura. Bene, bene. Assessore, noi siamo a ringraziarla, molti complimenti intanto e un buon lavoro. Grazie a voi e soprattutto grazie per la possibilità che date di poter comunicare diciamo notizie e il lavoro che l'amministrazione comunale porta avanti. Siamo qui per questo, per raccontare le notizie e quello che accade. Grazie assessore. Grazie e buon proseguimento. Grazie all'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Antonella Aurigemma. Insomma, abbiamo fatto chiarezza anche in quella che è stata definita la giungla delle tariffe taxi, oltre ad annunciare finalmente ai nostri radioascoltatori di questa, dell'apertura di questa metropolitana del B1 che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Insomma, è un dato importantissimo per la mobilità in città. Noi ci fermiamo qualche istante per la pausa pubblicitaria, perché domani ci saranno delle altre novità all'interno del territorio capitolino. Ne parleremo subito dopo la pausa, tra poco.